non posso, diciamo, dire che sia un risultato positivo per noi perché volevamo i 3 punti, volevamo vincere, insomma, contro la Pianese, che era uno scontro diretto, anche magari per accorciare le distanze con il Foligno e la Pistoiese. Comunque è venuto un risultato, tra virgolette, positivo. Mancato, si deve dire, nelle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, magari anche un pizzico di fortuna in più. Purtroppo siamo incappati in qualche pareggio in più rispetto a quello che ci aspettavamo anche noi, però comunque, diciamo, sono risultati positivi, sarebbero state peggio sconfitte, anche perché noi, insomma, siamo partiti e tuttora comunque per vincere il campionato, quindi. Insomma, non siamo, tra virgolette, contenti di noi stessi. E comunque, nonostante non siamo primi in classifica, cioè, abbiamo fatto 21 risultati utili consecutivi con solo una sconfitta, tolta la Coppa Italia. Quindi, in un campionato normale, dove un campionato normale credo sia, cioè, un grandissimo passo per una squadra. Ovvio che in questo campionato dove solo una squadra vince sembra che sia un cammino scarso, tra virgolette. Ma Facciamo credo passi. che, insomma, lì di calcio ci fosse ben poco. Purtroppo noi abbiamo provato a ribaltare il risultato, anche se sapevamo non era facile, sia per le condizioni, diciamo, esterne, sia comunque perché partivamo da 1-0-2. 0-2, quindi non era assolutamente facile. Abbiamo provato in tutti i modi a ribaltarlo fino alla fine, anche se sì, non è stato per niente facile, sia per, diciamo, fattori esterni, sia anche per la poca sportività dell'avversario. Proverete, Lo stimolo mancano. c'è sempre perché dobbiamo onorare la maglia fino alla fine, perché comunque c'è un presidente che ci paga, quindi è giusto che noi onoriamo questa maglia per noi e per anche i tifosi e per tutte quelle persone che vengono allo stadio. Noi, come abbiamo sempre fatto, andremo in campo per fare sempre 3 punti tutte le domeniche e poi alla fine si tireranno le somme.